Un imponente funerale a Roma in una chiesa dei Parioli, con grande partecipazione di popolo. È morto Mario Riva, il più popolare presentatore della televisione, il re del sabato sera. È morto a soli 47 anni nel momento di più grande successo e popolarità. È morto per un incidente assurdo sul quale, a distanza di tanti anni, ancora ci domandiamo il perché. Siamo nel 1960, i primi anni della televisione, nata nel 1954 e affermatasi con il lascio raddoppio di Mike e Buongiorno, che fece scoprire agli italiani un mezzo che portava il mondo nelle loro case. Ci sono anche Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello con il loro irriverente 1, 2, 3 che fu interrotto bruscamente dalla censura. Ma soprattutto c'è Mario Riva con il suo musichiere che dura da oltre 3 anni. Domenica è sempre. Mario Riva entra ogni sabato sera nelle case degli italiani cantando una canzone che parla di campane romane che annunciano la festa domenicale. Domenica è sempre domenica. Mario Riva fu un evento, un successo enorme, lo spettacolo indovinato perché ovviamente si attaccava alle nostre canzoni. Il programma era un programma americano che Garinè e Giovannini avevano preso, il titolo americano era Su per giù conosci questa canzone, l'impianto era identico, però loro misero qualcosa di italiano, c'era la regia di Antonello Falqui. La ripresa era un bianco e nero, devo dire, molto povero perché per i mezzi di allora. Però funzionava il meccanismo perché avevano trovato questi due concorrenti alle sedie con le scarpe da tennis, i due cantanti dietro, che erano Paolo Bacilieri e Nuccia Bongiovanni, erano due divi del tempo che accennavano i motivi e poi loro si lanciavano verso le famose campane e chi suonava per primo la campana aveva diritto a rispondere. Ah, la tua voce. Ale! Sei svegliato il leone, bravo Spartaco! Come le rosse. Come le rosse, va benissimo! La grande fortuna di Riva fu proprio quella di finire in questo grosso ingranaggio che era il musichiere il sabato sera. Per cui la sua popolarità esplose. Bastava che lui arrivasse e lo spettacolo era già assicurato. Il musichiere, cantano Nuccia Bongiovanni e Paolo Bacilieri. Mario Riva veniva dal teatro di rivista che aveva praticato anche alla radio, ma il successo vero venne quando fece il primo dei più importanti incontri della sua vita. Quello con Riccardo Billi, un comico completo con il quale costituì un'importante coppia comica del teatro leggero italiano. Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma, prima sera. Billi e Riva era una coppia famosissima, avevano lavorato molto con Garinè e Giovannini, avevano fatto Billi e Pupe, avevano fatto La Granduchessa e i Camerieri, avevano fatto tante commedie musicali. La coppia era molto assortita perché, devo dire, Billy aveva tante corde, perché era anche un po' cantante lirico, si trasformava, si vestiva da donna, quindi prestava molte occasioni a Mario Riva e Mario Riva piazzava le battute che non sembravano comiche, ma comiche erano, quindi una spalla comica praticamente. Senza gli esempi di paragoni non si possono fare, insomma, Vianello Tognazzi, insomma, Vianello doveva essere nell'impostazione una spalla comica. 18, 19 e 20, prestami un po' una carta dei denari. Una carta dei denari, che? Oh, così so 21 carte e 6 denari, faccio carta denari per mille, 7 bello, 4 e 0, va. Ecco, ma la carta dei denari te l'ho prestata io. E dopo te la ridò, che te fidi? Vabbè, dico, ma almeno il 7 bello ce l'ho io. Questo è il 7 dei denari, vabbè. Il 7 bello e il 7 di coppe, vabbè. Come il 7 di coppe? Alla partita prima c'avevi il 7 dei denari, ha detto che era il 7 bello. Perché prima hai fatto le carte te, ma mo' fatte le carte io, il 7 bello e il 7 coppe, perché chi fa carte battezza. E non è bello quello che è bello quello che piace. Mi piace il 7 coppe e lo battezzo il 7 bello, va bene. 5 a 0, di e fa le carte, 4 di mazzo e una scopa, andiamo. Quando ha fatto la scopa, mica? La faccio adesso, perché non te fidi? Non mi fai credito della scopa a me? Vabbè,
Un altro incontro felice fu quello con Diana Day, che diventò la sua partner sul palcoscenico, ma anche la sua compagna di vita e la madre di suo figlio Antonello. Senti Diana, vieni qua. Ti ricordi quel periodo di Napoli quando facciamo quel duetto là? Quello americano? Quello degli americani. Come faceva? Come faceva? Quando sponta l'una marecchia. Era una soubrette molto formosa, non era altissima, ma era molto comica ed era molto formosa. Io mi ricordo in una rivista di Carinelli Giovannini, lei faceva la parodia di Abby Lane, e siccome Abby Lane era particolarmente formosa, la presentavano come la regina della moto natica, perché insomma era molto appariscente. Carinelli Giovannini. Altro incontro fondamentale fu quello con Garinei e Giovannini, che portarono Billy e Riva alla ribalta della grande rivista. Mario Riva. Garinei e Giovannini hanno però in testa la televisione, il mezzo del futuro, e progettano una serie di trasmissioni condotte dalla coppia comica Billy e Riva. Ma Billy si defila, lui vuole continuare con il teatro. Dopo un paio di tentativi sfortunati, interrotti dalla censura, finalmente arriva il grande successo, il musichiere. La manina. Fatti tu. Il piedino, parto io, vai. Aspetto la tua nota. Vai. Vai. Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Al primo rintorno del Gianicolo, Sant'Angelo risponde d'indomani. Per me il musichiere era un punto di riferimento, perché io ho conosciuto di sfuggita Mario Riva, mi ricordo a Via del Babuino, al quinto piano, dove c'erano i dirigenti del Varietà, l'ho conosciuto e per me, che volevo fare un programma sulle canzoni, infatti dopo feci Sette Voci, guarda caso, che si ispirava appunto al mondo della canzone, rappresentava un punto di riferimento, cioè non pensavo minimamente di arrivare a quei vertici, perché Mario Riva rappresentava un divo forte, insomma, però era una illusione che andava coltivata. Niente popò di meno che Raff Ballone! Anthony Quinn! Benvenuto, benvenuto! Vittorio De Sica! Gino Bartali e Fausto Coppi! Benvenuto! Benvenuto! Benvenuto al musichiere! Niente popò di meno che Jack Pala! Benvenuto, benvenuto! Amedeo Nazzari! Benvenuto al musichiere! La trasmissione diventa famosa anche per i grandi ospiti introdotti dal niente popò di meno che di Mario Riva. Lì erano bravi i Giovannini a portare il meglio del meglio, perché trascinare Gary Cooper per la prima volta in Italia e che dialogava con Mario Riva, Gary Cooper non capiva nessuna parola di quello che diceva Mario Riva e Mario Riva altrettanto di quello che diceva Gary Cooper. E questo era il lato spiritoso della cosa. Poi tutti venivano lì a cantare il leitmotiv, perché la sigla era importante un tempo. E loro avevano una sigla che era bellissima, tratta da un paio d'ali, che era Domenica è sempre domenica. Maestro, un po' più lenta la vogliono. Pronti? Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Dopo tre anni di repliche, a maggio del 1960 Riva si congeda con gli spettatori, ma c'è in agosto il Festival del Musichiere. La terza serata viene ripresa dalla televisione e sarà presentata da Mario Riva. Quella sera del 21 agosto si crea una situazione assurda. Sentiamo il racconto di testimoni diretti e indiretti. Fu proposta a Garinè e Giovannini una puntata eccezionale, un evento appunto, dall'Arena di Verona. Una grande puntata del Musichiere che doveva andare in onda proprio un sabato sera dall'Arena di Verona con ospiti incredibili, cantanti, insomma era una super puntata. Ma riguardo alla serata del Festival del Musichiere,
dell'agosto del 1960, più che da storico della canzone, posso anche parlare da spettatore. Ero un bambino, avevo appena compiuto 13 anni, ero al mare a Cattolica, sulla riviera Adriatica, ero lì con mio padre, mia madre, e naturalmente ero lì in un bar, intendo, perché la televisione a casa non l'avevamo, al mare, in questo bar di Cattolica, affollato di persone. Mario Riva era celeberrimo, il musichiere era una trasmissione famosissima, e quindi anche il Fesio. Quella malaugurata sera, durante le prove, alcuni caroselli, delle giostrine che erano state lasciate lì all'Arena di Verona dallo spettacolo precedente, che era I Pagliacci, avevano degli specchietti, quindi girando questi caroselli, queste giostrine, davano fastidio alle telecamere, come si dice in gergo, sparavano in macchina. E quindi queste giostrine si tolsero con grande rapidità, come si fa sempre al ridosso delle dirette. Anch'io sono un uomo di televisione e so bene la frenesia che ti prende all'ultimo momento prima di andare in onda. Ovviamente queste giostrine, che erano montate su un praticabile di legno, tolte, lasciarono un vuoto, un buco, ciascuna delle due. E questo buco, per rapidità, per far presto, fu coperto con tela di sacco anziché con assi di legno. Siamo entrati nell'arena, siamo andati, avevamo dei passi speciali, e siamo saliti sui gradini dell'arena e ci siamo messi in posizione favorevole per guardarci bene tutto quello che succedeva. In quei giorni, e lo spettacolo, lo spettatore, gli spettatori, quello spettacolo, gli spettatori erano distratti da una novità assoluta, il passaggio dello Sputnik. Ogni tanto si vedeva tutta la gente alzare la testa al cielo, guardavano, assistevano al passaggio dello Sputnik e poi si rimettevano a guardare lo spettacolo che avveniva lì all'arena. La puntata speciale del Musichiere doveva cominciare che mio padre arrivava in cima all'Arena di Verona, accendeva il suo accendisigari e tutti quanti in platea dovevano accendere l'accendisigari e fare così, creando una magica immagine di milioni di fiammelle, perché parliamo di tanti spettatori, che dovevano splendere nel buio. E questo era l'inizio. Mio padre andò su, corse perché cominciava appunto la diretta, ci davano la linea e non vide questa tela di sacco e cadde in quel buco, procurandosi una serie di lesioni molto gravi che poi purtroppo lo portarono alla morte. E a un certo punto Marion Cerri, che era a fianco a me, praticamente mi urla in un orecchio: ma dove sta andando? Io faccio tempo a distrogliere gli occhi dallo studio, guardo giù e vedo Mario Riva che cade di sotto da questa specie di finta scena che era lì, non mi ricordo per che cosa. Proprio il destino, che ci ha messo veramente il diavolo nella coda, ha voluto che in quel momento si spegne la luce. C'erano gli accendini della gente e quindi si vedevano questa meravigliosa scenografia naturale del pubblico che aveva acceso. Ed evidentemente Mario Riva ha perso l'orientamento. Poi ho sentito un frastuono, un po' di gente che parlava, che chiacchierava, che diceva: oddio, oddio, che è successo? Mario Riva è caduto. E allora non sapevano che fare. È entrato Kramer per dire questa situazione, per comunicarla, come per dire: aspettate che adesso vediamo se non si è fatto niente. Ho visto Mario Riva che cadeva di sotto, purtroppo per lui, nel primo della gente e poi silenzio. Nessuno sapeva cosa dire, cosa fare. Nessuno di noi sapeva cosa fosse successo esattamente. Sì, avevamo visto Mario Riva cadere di sotto e poi basta. A un certo punto l'annunciatrice annuncia appunto che sta per iniziare la trasmissione. Ci mettiamo a vedere, attendiamo l'arrivo di Mario Riva naturalmente, e invece c'era Kramer, il direttore d'orchestra, che era anche il direttore d'orchestra della trasmissione, Gorny Kramer. Qualche nota così, poi si ferma, poi a un certo punto dice: signore e signori,
Mario Riva questa sera non presenterà, non so se ha detto per una indisposizione, non mi ricordo bene, presenta Miranda Martino. Miranda Martino! Miranda Martino è agli inizi della sua brillante carriera, lanciata dalla sigla di un programma televisivo di successo, La donna che lavora. Quella sera non può cantare perché ha avuto un abbassamento di voce. Sorridi a me. La gente aspettava che arrivasse Mario Riva, ma Mario Riva non poteva entrare perché era caduto, ma non si sapeva che cosa si era fatto. Allora a un certo punto Giovannini dice: chi presenta lo spettacolo? Si sono guardati in faccia e hanno detto: beh, mandiamola Martino che non deve cantare. Io non cantavo la canzone che era entrata in finale. Tutti quanti abbiamo pensato a una gag. Ah vabbè, questo è uno scherzo, figuriamoci. Che... Naturalmente dopo l'incidente, come sempre accade, c'era una poesia di Pascarella che parlava di un incidente del genere al circo, che si ruppe il cavo che teneva su tutto e questo povero acrobata cadde, lui dice si ruppe il cavo della canofiera, boh, cade e morì. E l'altro dice, e dopo vennero fuori i pagliacci, cioè, come fare? Show must go on, ce l'hanno insegnato gli americani, lo spettacolo deve continuare. E poi noi abbiamo detto, ma che strano, perché abbiamo capito che una gag non era, ma nessuno ci ha detto quello che era successo. Soltanto il giorno dopo, sui giornali, o addirittura due giorni dopo sui giornali, uscì la notizia che effettivamente Mario Riva non aveva avuto un'indisposizione, ma era caduto, insomma, lo sapete, in questa sorta di botola che si era creata proprio sul palcoscenico, che era questo vuoto ricoperto da un sacco. Insomma, era precipitato per 5 metri, aveva avuto numerose fratture, anche se si pensava e si sperava che sarebbe riuscito a cavarsela. Mario Riva è rimasto lì sotto, invisibile agli occhi degli spettatori. Da lì, dopo poco, è stato preso, sfilato letteralmente di sotto la scena e portato via per ricoverare l'ospedale. Dall'ospedale di Verona è un altalenarsi di notizie. I giornali raccontano di un Riva che si sta riprendendo, ma che poi si è aggravato per complicazioni polmonari. Ore di ansia e di apprensione che si alternano alla speranza. E poi, dopo 11 giorni, la notizia dell'agonia e infine la morte. Alla fine della trasmissione, io un po' molto stordita perché ero effettivamente molto, molto stressata da questa cosa. Non ho neanche chiesto che cosa era successo a Riva, se era ancora lì, se era, non ancora avevo capito. E invece poi ho saputo che l'avevano portato all'ospedale. La confusione era tale che non mi sono fatta neanche tante domande. So solamente che nessuno a me mi ha detto niente. E anche i cantanti, chi andava da una parte e dall'altra, c'era una grande confusione. La notizia l'ho presa attraverso la radio, mi ricordo. La radio disse: in un incidente sul palcoscenico dell'Arena di Verona, mentre si effettuavano le riprese, perché non era una diretta, del musichiere, Mario Riva è caduto accidentalmente ed è in ospedale gravissimo, e poi dettero la notizia della morte. Ma io non dicevo, ma com'è possibile? Come si può morire in questa maniera? Poi veramente è morto all'apice del successo, veramente una morte cattiva, ecco. Riva tra l'altro morì credo circa 10 giorni dopo, cioè c'è stata una lunga agonia. Tutti la seguimmo sui giornali sperando che si rimettesse, invece poi morì appunto all'incirca 10 giorni dopo in piene Olimpiadi. Però il ricordo è questo, ecco, di una grande incredulità, quasi si trattasse di una trovata pubblicitaria della RAI, e invece era purtroppo una tragedia.
assurdo pensare che si possa morire così per aver messo i piedi dove non avrebbe dovuto mettere, ma d'altra parte dove il pericolo forse è una malignità gratuita, la mia non era neanche così ben segnalato. Non ha senso che uno, un artista che salga sul palcoscenico abbia una specie di percorso da seguire e a un certo punto si trovi davanti il vuoto. Della notizia non si seppe quasi nulla, perché ci fu un embargo sulla notizia e non fecero sapere che cosa era accaduto, tranne qualche giornale che aveva scritto insomma l'andamento dell'incidente, ma la televisione ufficialmente non fece un servizio sull'evento. In fondo era scomparso un divo della televisione, un personaggio di primo piano, stavano facendo un festival a Verona, insomma c'erano tutte le ragioni, il dovere di dare notizia ai telespettatori e non fu data. Fatto sta che tutto fu messo a tacere e il povero Mario se ne andò così. Di Mario Riva rimangono i ricordi di una stagione straordinaria, di un personaggio forse il più popolare dei primi anni della nostra televisione, che gli italiani consideravano uno di famiglia, anche per quel suo entrare lieve e bonario nelle loro case, ogni sabato sera con quel musichiere che nessuno avrà più il coraggio di rifare, perché il musichiere era lui, era Mario Riva. È stato un incidente, quasi sembra, non so, non voglio dire una cosa troppo forte, quasi un omicidio colposo forse, non lo so. Se fosse successo adesso le cose sarebbero diverse, insomma. La Rai se ne lavò le mani di questa cosa qui, perché disse: non mi appartiene, io dovevo soltanto riprendere lo spettacolo, quindi non ho colpe di ripresa. La ripresa è dovuta, cioè il danno è dovuto a un fatto tecnico ascrivibile e addebitabile agli impresari, loro devono pagare. Perché se non c'era indicazione del non calpestabile e quindi Mario andò incontro alla morte nell'incidente, diciamo, la morte fu una conseguenza, senza avere preavviso, avviso eccetera, c'erano gli estremi perché la famiglia Riva facesse una causa nei confronti della ditta che aveva realizzato la scenografia. E quindi a un certo momento cercare di nascondere tutto, tant'è vero che non ci sono anche nemmeno notizie di ispezioni del telegiornale, il telegiornale c'è tutto, ma non è stato nemmeno l'unica volta. Quando si suicidò a Sanremo Luigi Tenco, di Tenco non c'è niente, proprio ci fu un embargo totale. Quasi tutti gli attori vogliono morire in scena. Molière volle morire in scena, insomma, era la più bella morte quella lì, davanti agli spettatori, in sala, morire. Come accadde, c'è un po' di rassomiglianza con la morte di Riva, a Charlie Chaplin nel film Lucida da ribalta. Lui fa la parte di un vecchio comico che fa da supporter a una giovane ballerina e lui si rimette in circolo perché vuole ancora far ridere, ma purtroppo non fa più ridere perché è vecchio, non è fuori moda, e in un gesto comico eccetera si butta e va a cadere dentro la gran cassa dell'orchestra e muore così. Una morte triste, perché è come quella di Riva, una morte tristissima, perché poi sì, fu portato in ospedale, c'era qualche visita, qualche cosa, ma fu un abbandono triste. Cioè, uscire di scena così dalla vita e dalla professione è una cosa enorme.
Qualcuno pagò per questa morte assurda? Quel settembre del 1960 non fu solo l'addio alle vacanze e all'estate che molti italiani avevano incominciato a vivere da turisti, con qualche soldo in più nelle tasche. Fu l'addio ad un sogno, ad una trasmissione popolare irripetibile. Soprattutto fu l'addio ad un uomo che tutti sentivano parte della propria famiglia. Un uomo portato via nel fiore degli anni e della maturità artistica da un incidente assurdo di cui dopo tanti anni ci domandiamo ancora il perché. E anche questa è una storia sospetta.